Serate come questa vanno ben oltre il singolo valore dei due punti. Serate come questa sono in grado di spostare gli umori di uno spogliatoio. Serate come questa sono motivo di vanto o di rabbia, almeno fino alla prossima occasione di confronto. Questo è il derby laziale della Serie A1 maschile di pallamano Fondi Gaeta, valido per la sesta giornata della massima serie. Amiche e amici della pallamano, dal Palasport di Fondi, una buona serata da Matteo Aldamonte, una buona serata qui al mio fianco a Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo, ciao a tutti. Atmosfera incredibile, Pierluigi, una partita, l'ho detto in fase di presentazione, che va ben oltre rispetto al valore dei due punti di questa giornata. Assolutamente, atmosfera incandescente, due punti in palio, due squadre che hanno tre punti ciascuna in classifica, ognuna ha dalla sua una vittoria e un pareggio. Oggi chi vince fa un balzo in avanti importantissimo per non rimanere invischiati già da adesso nelle parti basse della classifica. L'atmosfera è senza dubbio incredibile davvero qui al Palazzo dello Sport di Fondi, tantissimo pubblico, spalti gremiti per questa gara che andrà a completare almeno in parte, almeno il programma di questo fine settimana della sesta giornata del campionato di Serie 1 maschile. È il momento delle danze al centro del campo, ma tra poco sarà il momento di Fondi e Gaeta che scenderanno in campo. Possiamo tra poco andare a vedere quelle che sono le due formazioni di questa sfida. Intanto le squadre si stanno preparando ai bordi del campo, due squadre che hanno senza dubbio cambiato tanto in estate, Fondi e Gaeta, tante le novità da un roster e dall'altro, Pierluigi, per due formazioni che al momento hanno tre punti ciascuna in campionato, e che stanno trovando i loro equilibri, stanno trovando l'amalgama giusta per il proseguo di stagione. Sì, due società che hanno investito tanto nel precampionato, due società che hanno dalla loro anche ottimi innesti da parte dei propri settori giovanili, due squadre che sicuramente dovranno oggi combattere per conservare la concentrazione. Derby, tante emozioni, tanta adrenalina, questo è importante, ma non bisogna scadere nel nervosismo, altrimenti si pecca di lucidità, e oggi nessuno si può permettere questo. Ieri intanto si sono giocate le altre gare di questa giornata di campionato, di questa sesta giornata stagionale, con le vittorie da parte del Bolzano nel derby, ha battuto il Bressanone 31-23, vittorie anche del Cingoli che ha superato il Cologna 33-25, è successo poi per il Cassano Magnago 28-23 contro il Bologna United, parità invece fra Trieste e Alpera Merano. Andiamo a vedere con la grafica, con l'aiuto della grafica, quelle che sono le formazioni di questa sfida. Iniziamo dalla squadra di casa, dalla squadra della Banca Popolare di Fondi, padrona di casa in questa sfida, in questo derby laziale della Serie 1 maschile. Andiamo a vedere appunto quella che è la formazione della compagine laziale, che vediamo con l'aiuto della grafica a sua disposizione, a disposizione del tecnico Giacinto De Santis, con il numero 16 Crosara, numero 34 Soliani, numero 2 Di Prisco, numero 5 Nardin, numero 18 Leal, numero 19 Iballi, numero 20 Dallaglio, numero 21 Pola, numero 22 Bettorre, numero 23 Mangiocca, numero 27 Rosso, numero 39 Monreale, numero 44 Trabar, numero 51 Luca Conte. Il tecnico, come detto, è Giacinto De Santis. Dall'altra parte il Gaeta, mentre le squadre stanno per entrare in campo velocemente, la formazione dell'M Foods Carburex Gaeta, vediamola con la grafica. Scavone, Maggiacomo, Amendolaggine sono i portieri a disposizione del tecnico Salvatore Onelli, poi Di Giulio, Cascone, Lombardi, Ponticella, Amato, Uttaro, Mugiz, Marino, La Monica, Miceli, Monti, Antonio e Pantanella. Questa è la formazione della Gaeta. È iniziata la gara, attacca da destra a sinistra dei vostri schermi in maglia rossa la Banca Popolare di Fondi, si difende in maglia bianca invece la M Foods Carburex Gaeta. Direzione di gara affidata alla coppia formata dai signori Pietraforte e Romana, il delegato FIGH al tavolo e De Maria. Subito per il primo attacco della partita Trabar, il pallone per Leal, il giro di palla, attenzione alla conclusione cercata, e c'è stato subito un buon intervento di Scavone. Si presenta così Scavone, intervento di spaccata, tiro a metà altezza, però riesce a
a negare la gioia del gol. Questo è importante, abbiamo visto che entrambe le formazioni si sono schierate in 6-0 in difesa, quindi 6 giocatori sulla linea ma non troppo, difese aggressive per entrambi i mister. Amato, il pallone per Marino, poi le finte di Music, giocatore di nazionalità greca. Antonio ha cercato, ha provato ad incrociare per sorprendere Soliani, tutto a gioco fermo però con la coppia arbitrale Pietraforte Romana che aveva indicato un fallo. Si riparte da un 9 metri con l'attacco di Antonio che fa girare il pallone, il possesso di palla gestito dalla Gaeta, risultato di 0-0, 1-20 sul cronometro della partita. Marino, il tiro cercato da Music, tocca Soliani che però non riesce a trattenere e arriva la rete dell'1-0. Un tiro non imprendibile, si viene in battezza, va con due mani ma non riesce a bloccare questo pallone e quindi si muove il punteggio, 1-0 per la squadra ospite. Possesso ora per la formazione della Fondi, dall'Aglio. Trabar nel tentativo di scavalcamento ha provato a concludere, è stato però bloccato al momento del tiro. Trabar si ripartirà da un 9 metri con Dall'Aglio che ha fatto ripartire l'azione. Leal, risultato sempre di 1-0 in favore di Gaeta. Trabar, un incrocio con Alves Leal, ancora un fallo, cartellino giallo per Vito Claudio Marino. Rosso Leal Trabar, queste le tre bocche di fuoco, i tre esterni tanto temuti dalla formazione gaetana. Leal, Rosso, le finte di Trabar, la palla poi manovrata per andare a destra dove c'è Conte che però fatica contro Lombardi. C'è tanto cuore e tanta caparbietà in questo pallone recuperato da Gaeta. Subito tanta adrenalina da entrambe le squadre, dicevamo prima, non bisogna eccedere poi nel nervosismo altrimenti si perde di lucidità. Adesso il Gaeta senza fretta manovra questa palla, abbiamo visto sin da subito quanto difende fuori il Fondi, tanti spazi sulla linea dei 6 metri, sicuramente il mister Onelli sfrutterà con il pivot e con i tagli dell'ala. L'attacco ora manovrato dal Gaeta, si fa sentire Hendrit Iballi, classe 98, fratello di Ardian Iballi, centrale del Conversano. Hendrit è arrivato in estate a vestire la maglia del Fondi, giocatore di origini kosovare ma vestito come il fratello del resto la maglia della nazionale azzurra. Il possesso ora gestito dalla Gaeta con Music che aveva provato a farsi largo nelle maglie della difesa del Fondi, sempre 1-0 il punteggio, 3:45 trascorsi al Palazzo dello Sport di Fondi che è una bolgia per questo derby sentitissimo. Attenzione alla palla recuperata e Fondi preferisce però attaccare con i ritmi bassi e ragionando. Intervento fortuito che un attaccante del Gaeta che colpisce Trabar sul volto, gioco fermo, speriamo niente di grave. Eh sì, è stato Trabar che ha subito costretto un colpo, ad abbandonare il campo, colpo sul naso, colpo sul naso per Trabar, primo piano per lui, sangue, sì. Con brutta tegola per la manovra d'attacco del Fondi, sì, con Guglielmo Di Perna, team manager del Fondi, che in panchina mimava una presunta gomitata, probabilmente uno scontro di gioco. Ma c'è Trabar in panchina e Dettore in campo. Nardin ha fatto vedere ottime cose in questo avvio di stagione, il giovanissimo giocatore alla sinistra, fa parte della generazione dei millennials azzurra che ha vinto in estate gli EHF Championships a Tbilisi. Leal, la palla dentro su Dall'Aglio, il pallone non arriva a destinazione, c'è un cartellino giallo, il secondo per quanto riguarda la difesa di Gaeta, stavolta riguarda l'angolano Filippo Viciantonio. Leal. Senza fretta organizza adesso il Fondi, dicevi di Nardin, oltre ad essere giovanissimo, anche velocissimo. È stata una palla recuperata dal Gaeta che ora prova ad accelerare con Music che però non trova gli spazi, non trova il pertugio per andare ad infilarsi. E allora giro di palla e possesso
per Gaeta Amato. Antonio Music, ancora Antonio, lo scarico, attenzione al tiro cercato da Di Giulio, dove ha messo quel pallone, ma soprattutto da dove ha staccato Riccardo Di Giulio. Sì, con tre passi è riuscito ad aprirsi l'angolo, si è messo praticamente di traverso, è riuscito a superare Uzzoliani, non ne sente probabilmente da colpe, però questa è anche un'arma straordinaria per il Gaeta, le due lati, le ali, Lombardi alla sinistra, Di Giulio alla destra, tanti gol per loro nelle mani, dovrà difendere queste posizioni, queste incursioni il mister De Santis. Origini teramane per questo ragazzo, anche lui uno dei nuovi arrivi, del resto lo dicevamo in apertura, queste squadre hanno tutte e due cambiato moltissimo in estate, addirittura 7 i nuovi arrivi nelle fila del Fondi, che ora va a caccia ancora dopo 6 minuti e mezzo del primo gol della sua partita. Leal, c'è stato il taglio di Nardin, Leal con Nardin come doppio pivot, si fa vedere dall'aglio e poi prova a far valere tutto il suo fisico, un pallone che era terminato a Nardin con una grande intuizione di dall'aglio, poi però bravissimo scavone dalla linea dei 6 metri. E attenzione ora alla chiusura di Nardin, scusami Pierluigi, ma intanto si continua a giocare. E allora Leal che alza la testa, la palla per Dettore, vediamo se Fondi sfrutta questa azione in velocità. Il tiro di Dettore a mezza altezza, due volte scavone. Io direi quattro volte scavone, questa è la quarta parata consecutiva. Ancora il Fondi fermo a zero, il punteggio non riesce a muovere lo score. In questo momento scavone, migliore in campo per la formazione gaetana. Straordinario tra i pali, ricordiamo quarta parata consecutiva per lui. E c'è praticamente tutto di scavone in questo 2-0 con cui il Gaeta conduce in questi primi 7 minuti e 15 di gioco al Palasport di Fondi per questo sentitissimo derby laziale valevole per la sesta giornata del campionato di Serie 1 maschile di pallamano in diretta qui su Sport Italia. Antonio per Amato, Music che agisce come terzino sinistro, va lui a manovrare questo pallone, ora c'è un cambio di posizione, una serie di incroci per far tagliare Lombardi come doppio pivot, attenzione al movimento, Antonio per schiacciare la difesa, provare a sorprendere Soliani con un tiro da fuori, parato proprio da Soliani, Rosso ora può alzare la testa e andare per due centrali con Leal, attacca il brasiliano, Leal va lui in elevazione e ancora scavone, 5 volte, quinta parata, inquadratura in panchina per Salvatore Onelli e poi proprio per Scavone, mentre dall'altra parte si continua a giocare, c'è spazio per Music che finisce nella morsa di Balli. Prendiamo un po' fiato perché i ritmi sono veramente frenetici, 5 volte Scavone, quello è un tiro che ha nelle corde Leal, si sposta a destra, tira in alto sul primo palo ma non riesce a battere, questa sera un insuperabile, fino a qui straordinario Scavone. Antonio ora, Amato, il pallone gestito da Music, ancora taglio di Lombardi, azione fotocopia rispetto a quella che abbiamo visto qualche minuto fa, fallo in attacco, Leal può far ripartire il contropiede, dall'aglio che stavolta ha un jolly e lo gioca nel migliore dei modi in contropiede, il Fondi riesce a sbloccarsi per il 2-1 all'ottavo minuto. Il tuffo dall'aglio sul palo lungo, praticamente quasi inert, riesce a superare questa volta uno scavone incolpevole, salta quasi fin dentro la porta per essere sicuro di trafiggere questa volta l'estremo difensore gaetano, giocatore del 92 Andrea Dall'Aglio, cresciuto nel settore giovanile del Romagna, secondo anno nelle fila del Fondi per lui. Amato, Lombardi, la cambio di versante d'attacco improvviso per provare a sorprendere la difesa del Fondi, Antonio però perché Fondi ha retto rispetto a quel cambio di ritmo, cambio di velocità voluto imposto da Lombardi ai compagni, c'è un giocatore a terra, si tratta di Antonio che ha subito un colpo. Sì, in questo momento Antonio è fermo al centro del campo, abbiamo visto comunque come il Fondi è veramente sta applicando un pressing asfissiante nei confronti del Gaeta, non vogliono che le ali ricevano palla, le ali questa sera praticamente non sono mai entrate nella manovra offensiva, le ali del Gaeta, una volta ha preso la palla di Giulio, tre passi è entrato e ha trafitto Soliani. Il mister De Santis si sa quanto sono forti gli esterni della formazione gaetana, sicuramente ha un occhio di riguardo per loro e sicuramente con i primi difensori così bassi il Gaeta potrà sfruttare probabilmente spazio tra primo e secondo difensore. 9 minuti e mezzo però non sono bastati per sciogliere la partita, complice sicuramente uno scavone di prim'ordine nelle fila della formazione gaetana, ottime le sue parate, ma dobbiamo registrare purtroppo l'uscita dal campo anche per Antonio, un infortunato per parte.
Esatto, registriamo Travar ancora fermo con ghiaccio sul naso e in questo momento Filipovic che è stato costretto, mima il gesto ha sentito probabilmente tirare. Questo è il gesto che ha mimato al dottore in panchina. Si toglie addirittura la scarpa, quindi probabilmente non riuscirà a rientrare in campo, almeno a breve. Travar e Antonio, dopo 9 minuti e mezzo, devono lasciare il campo entrambi per infortunio. È entrato La Monica in posizione di terzino destro nelle fila del Gaeta, che va a tagliare come doppio pivoto, va a posizionarsi sulla linea assieme a Marino. Attenzione al pallone che carambola da una mano all'altra. C'era Di Giulio che aveva cercato un'iniziativa personale, è stato fermato però in maniera fallosa. Allora Amato fa girare il pallone, poi Music, ancora Amato, schiaccia sulla linea, palla recuperata dal fondi, Nardin lanciato in contropiede, Nardin in velocità e arriva la rete per il 2-0 di parziale, anzi controparziale, con cui fondi rimette tutto in equilibrio, parità 2-2. Sì, abbiamo visto Nardin, che velocità per lui, e questa è la sua arma fondamentale, giovane e soprattutto una scheggia, in pochissimi passi è già nella metà campo avversaria. Questa è sicuramente una cosa alla quale dovrà cercare di rimediare il mister Onelli. Lo scorso anno si era messo molto in evidenza con la maglia dell'Uriago Padova, quest'anno esperienza a fondi, è proprio Nardin, viene cercato ancora dai compagni, prova l'iniziativa personale, subisce fallo con Di Giulio che è andato a fermarlo in maniera fallosa, cartellino giallo per Riccardo Di Giulio. I 9 metri. Questa volta Nardin è stato contrastato dalla velocità anche di Riccardo Di Giulio, che non è da meno e riesce a recuperare, negando così la possibilità di andare al tiro, un tiro facile per Nardin. Sì, in effetti in termini di corsa è un bel duello quello tra Nardin e Di Giulio. Vettore, ora Rosso, che si ritaglia splendidamente lo spazio, grande azione personale quella di Giovanni Rosso che si butta nel cuore della difesa, mentre stiamo riapprezzando il replay. Il Gaeta ha già cercato la velocità ma c'è una palla recuperata, il pallone riconquistato proprio dal fondi, il tentativo dall'altra parte con Leal, va in cambio di direzione Leal, il pallone è recuperato da Lombardi che può andarsene in contropiede, Lombardi tutto solo, Lombardi ha tempo per prendere la mira, fintare, ma c'è un cambio, una irregolarità fischiata a Lombardi, è un cambio di possesso con la palla recuperata ancora dalla formazione del fondi, giudicata irregolare questa azione d'attacco venita all'argentino Lombardi. Protesta tutto il pubblico ai danni della coppia arbitrale, fischiate due irregolarità di infrazione di passi ai danni di Lombardi, vediamo come riusciranno a non perdere la concentrazione nonostante le proteste anche i giocatori in campo. Pallone riconquistato ora dalla Gaeta, attenzione alla Monica, gli scivola via il pallone dalle mani, riesce in qualche modo Nardin a lanciare il contropiede, Leal però deve fare i conti con il rientro della difesa avversaria, una serie di falli da una parte e dall'altra, si lotta tantissimo e poi Nardin va ad atterrare Di Giulio, vediamo se c'è una sanzione. L'arbitro alza la mano ed indica 2 minuti di sospensione per Nardin. C'è un 2 minuti proprio per Nardin che deve lasciare il campo, sarà perciò prima superiorità numerica della partita a favore della M Foods Carburex Gaeta, la prima sospensione temporanea dopo una fase concitatissima del match per Luigi. Concitatissima, si sono alzati i ritmi in maniera vertiginosa e questo può produrre anche tanti errori, come abbiamo visto, infrazione di passi, palle perse, e questo è il rischio che si corre quando i ritmi sono così alti. Attacca Gaeta, attenzione a Di Giulio che ha spazio per prendere la mira e battere sul primo palo Soliani per il 3-3 al quasi 13° minuto. Stacca tantissimo Di Giulio, Soliani lo segue con il corpo e lui movimento a rientrare del braccio, chiude sul primo palo, secondo gol per Di Giulio, 3-3. Leal, De Torre,
il pallone per Rosso, poi il Balli, De Torre, che però non viene servito, ancora Rosso, il pallone nelle mani, ora la palla arriva a De Torre che però è chiuso senza soluzioni, preferisce guadagnarsi un fallo. C'è Soliani in porta, Fondi non sfrutta l'extra player, 9 metri con Rosso, segnalazione di passivo su questo attacco da parte della formazione di casa. Dall'aglio, spazio dalla linea, il tiro di Stefano e di Andrea Dall'aglio, che riesce da posizione piuttosto defilata a mettere la palla sopra la testa di Scavone per il nuovo vantaggio del Fondi. Attenzione ad Amato che prova a buttarsi nella mischia, nel cuore della difesa fondana, lo fermano i Balli e De Torre. Con una traiettoria, con un pallonetto spinto Dall'aglio, inganna Scavone, questa volta oggettivamente non esente da responsabilità, non aveva tanto angolo. E Di Giulio dalla sua posizione non sbaglia, pallone all'incrocio dei pali per il 4-4, lo cercano tantissimo i compagni e lui si sta rivelando preziosissimo. 3 su 3 per lui, così ricompensa tutta la squadra che sta giocando per lui fino a questo momento. Terzo tiro, terzo gol, cambia anche questa volta l'angolo di tiro, preferisce l'angolo alto, anche lì Soliani intuisce ma non riesce ad arrivare a deviare questo pallone. De Torre, il tiro tocca Scavone ma riesce a realizzare De Torre per il 4-4 al quarto d'ora. Subito la ricerca della velocità da parte della Gaeta, la palla sulla linea e arriva la rete di Ponticella, il capitano della formazione gaetana, che raccoglie palla. Attenzione adesso perché la coppia arbitrale ha fermato il gioco, c'è un 2 minuti per Riccardo Di Giulio, 2 minuti per aver disturbato la rimessa in gioco sul 5-5 al 15° minuto. Giudicano eccessivamente veemente, scomposto questo intervento difensivo da parte di Di Giulio, continua a protestare il pubblico e gli arbitri ritengono questo fallo grave, tanto da far accomodare Di Giulio in panchina per 2 minuti. Leal con un giocatore in meno, entrambe le squadre, il tiro da parte di Rosso che stacca sopra la difesa avversaria, va a realizzare per il 6-5 al ancora 15° minuto. Toni sicuramente accesi e del resto, come dicevamo in fase di presentazione, la posta in palio è alta, è una partita che pesa, che vale nel corso della stagione ben più dei 2 punti, c'è una componente emozionale fortissima in questa sfida. Secondo gol di Rosso, secondo gol in penetrazione, una volta a sinistra, una volta a destra, sotto contatto, tiro alto e premiati entrambi da 2 bellissimi gol. Era scivolato Lombardi. Time out chiamato dalla formazione del Gaeta. È coach Salvatore Onelli a chiamare il time out dopo 15 minuti e 57 secondi. Ascoltiamo le sue parole. Oggi Pierluigi è un'impresa riuscire ad andare con i nostri microfoni nei time out, perché l'atmosfera, l'hai detto tu in precedenza, non è calda, è rovente. È veramente rovente. Oggi il time out si può interpretare semplicemente leggendo il labiale, perché i microfoni sono praticamente sommersi dai tamburi e dalle urla del pubblico. Mister Onelli ci vuole parlare su. Maggiore concentrazione per i suoi, non vuole palle perse. Adesso sta giocando in extra player,
massima concentrazione, perché perdere la palla in questo momento vuol dire gol facile per gli avversari. Sì, con la parità numerica almeno nella fase d'attacco Gaeta, perché appunto gioca con la porta vuota sfruttando un giocatore in più di movimento. Il pallone ce l'ha nelle mani Music, poi Lombardi che prova a sfruttare la sua velocità, va nelle mani di Cascone, poi ancora l'attacco con il pallone gestito da Amato, Amato che però subisce fallo, lo ferma Travar, 9 metri. Sempre extra player per la formazione ospite. Amato, ma si lotta al limite sulla linea dei 6 metri. Cartellino giallo per Stefano De Torre per un trattamento speciale per Vito Claudio Marino. Eh sì, tanti chili sulla linea dei 6 metri. Fanno a sportellate i due. Lombardi. Il suo attacco non c'è intesa, però vediamo se riesce in qualche modo Gaeta a tenere il pallone in campo. No, palla che ha varcato la linea dell'out e dunque sempre fondi avanti sul più uno, 6-5 al 17° minuto. Che rischio anche adesso per il Gaeta, perdere quella palla lì. Scavone è riuscito a guadagnare i pali, a tornare nella sua posizione per il rotto della cuffia. Bene così per la formazione gaetana, che può schierarsi con tutti gli effettivi in questo momento sulla linea dei 6 metri. Leal, Travar sulla linea per Dall'Aglio che si ritaglia lo spazio per il tiro, buca sul primo palo Schiavone per il 7-5, il più 2 che rivediamo nel rallenté. È arrivata la rete del nuovo massimo vantaggio nel corso della partita con una bella giocata da parte di Dall'Aglio che raccoglie palla con una mano e poi riesce a realizzare. Si tuffa in area di rigore, praticamente inerte, si piega e trafigge Scavone sul primo palo, facendo passare questa palla nell'unico spazio disponibile tra il gomito e il ginocchio del portiere Gaetano. Amato, ma lui al tiro, il muro che inganna Crosara che era appena entrato, è stato mandato fuori causa però dal tiro, dalla conclusione da parte dell'attacco del Gaeta, con la complicità però come dicevamo del muro della stessa sua difesa. 6-7, 7-6 anzi in favore di fondi. Travar, Leal, c'è il pallone recuperato, schiaccia troppo Travar. Diciamo che facilita l'intervento di Scavone che a terra in spaccata sulla sua destra riesce a deviare questo pallone. Segnaliamo come Travar è riuscito a riguadagnare l'ingresso in campo mentre Filippovic è ancora alle prese con il suo infortunio. Amato che sta facendo girare il pallone, poi arriva il tiro e segna Music per il pareggio contro Brecht, 7-7 il risultato. Attenzione alla palla recuperata da Amato che andava a rubare con grande astuzia quel pallone, fermato al momento del tiro però per una infrazione di passi ravvisata dalla coppia arbitrale, l'aveva messa all'incrocio, arbitri che però gli hanno negato la gioia del gol. 9 metri con Marino che farà ripartire l'azione. Si fatica anche a sentire il fischio dell'arbitro, probabilmente l'arbitro aveva fischiato per tempo ma con questa bolgia non si è capito bene se il tiro di Amato fosse a ridosso del fischio arbitrale. Il tiro di Music, battuto Crosara, rete, e subito però De Santis ordina nuovamente il cambio tra i portieri perché il tiro era effettivamente abbastanza centrale. Sì, purtroppo si è fatto ingannare, si è seduto, non è riuscito a spingere, il tiro era abbastanza centrale però purtroppo per il Fondi e per Crosara non è riuscito a cambiare la traiettoria, a fare questo intervento su questo pallone. Bertin, la palla per De Torre che va a staccare dalla distanza, ha provato la conclusione, il pallone è stato riconquistato dal Gaeta che adesso ha la possibilità di andare ad allungare ancora. Lombardi sulla linea, gran palla di Lombardi ma gran parata anche di Soliani che lancia automaticamente il contropiede in maniera anche forse involontaria. Nardine però si lascia scivolare via malamente il pallone dalle mani e il Fondi non approfitta di questa palla importante per provare a realizzare. Adesso c'è un 2 minuti per Music sull'8-7.
abbiamo capito perché vengono combinati questi due minuti di esclusione. Probabilmente un fallo a gioco fermo o lontano dalla palla, sì, sicuramente fissato dagli arbitri che noi non abbiamo visto. Il Gaeta dunque ha un giocatore in meno. Mugiz, vediamo quanto è importante nell'economia della manovra offensiva del Gaeta. I suoi gol servono tantissimo per far chiudere le maglie della difesa anche verso il centro. Attenzione alla palla per Lombardi, lo scarico, il pallone per Di Giulio che la mette sopra la testa di Soliani. Finivo perché altrimenti la palla arriva a Di Giulio e con un ritardo Di Giulio così è veramente difficile fermare questa macchina da gol. Quarto tiro, quarto gol per lui, aveva tanto spazio, l'ha sfruttato tutto. Morbido pallonetto sulla testa di Soliani. Travarra, spazio per la conclusione, dai 9 metri stacca e si sblocca, va a realizzare Travarra per il 9-8 con cui il Fondi accorcia le distanze nei confronti di un M Foods Carburex Gaeta che aveva provato ad allungare, equilibrio totale, ma del resto era facile ipotizzarlo, era facile immaginarlo in una partita così sentita, così importante. Lombardi adesso e con Nardin che alza il baricentro dalla difesa del Fondi e va a marcare quasi a uomo Lombardi, che però con un incrocio riceve il pallone, si lotta sulla linea dei 6 metri. Lombardi ha parato Soliani che blocca addirittura il pallone con due mani. Leal alza la testa, vede Travar, ancora Leal, è rientrato Travar dopo lo scontro di gioco. Leal ancora a spazio per andare alla conclusione, un tiro debole che Scavone riesce a neutralizzare. Si riparte con un fallo e il gioco è fermo, tutto è fermo. Tutto fermo, Leal voleva una difesa in area, non è stata ravvisata, solo 9 metri, può manovrare la palla. Quanta, Matteo, abbiamo visto prima il gol di Travar, quanta rabbia in quel tiro, ha scaricato tutta la sua potenza, tutta la sua aggressività. Il tiro proprio di Travar, eccola l'aggressività, eccola la potenza in appoggio, parità. Gol fotocopia, aggressività fotocopia, però questa volta in doppio appoggio. Prima aveva usato il tiro in elevazione, staccando più in alto che poteva, mentre questa volta rimane con i piedi ancorati a terra, sul piede sinistro tira un missile che Scavone può solamente raccogliere da dietro la rete. E siamo al 23° minuto. Attacca Gaeta, Amato, c'è un cambio di posizione, una serie di incroci. Lombardi si fa vedere, Amato vuole palla a Music, si continua però con questo attacco, è un tiro cercato da Miceli, il tocco, l'ultimo tocco è stato del muro della Banca Popolare di Fondi, ci sarà perciò un 9 metri, anzi una rimessa con il pallone in mano ancora al Gaeta. Miceli, Music, Amato viene trattenuto da Rosso. Ancora 9 metri, segnalazione di passivo su questo attacco del Gaeta. Bisogna ripartire dal punto esatto in cui è avvenuto il fallo. Se ne vanno via i secondi, intanto siamo al 24°. Miceli, il tiro, l'ultimo tocco è di Soliani con Miceli che è rimasto a terra, ma intanto si continua a giocare, si lotta per una palla che il Fondi riesce a mantenere. Miceli si rialza e riprende posto in difesa. Leal con il Fondi che attacca a ritmi contenuti, a ritmi bassi. Ha tutto il tempo per poter riorganizzare questa manovra d'attacco. Sfondamento fischiato su questo tentativo d'attacco, su questo tentativo di incunearsi nelle maglie della difesa da parte di Rosso. Music direttamente su Di Giulio che con una finta riesce a evitare il difensore, c'è la parata di Soliani. Fanno giocare tanto gli arbitri, permettono il contatto fisico da entrambe le parti. Tutti, come dire, contatti al limite dell'intervento arbitrale, gli arbitri stanno facendo giocare. Questa volta Di Giulio infastidito in fase di tiro sbaglia la sua prima conclusione. De Torre per il giro di palla della Banca Popolare di Fondi. Ancora De Torre in palleggio, un incrocio, Rosso, Travarra, fallo in attacco e cambio di possesso, cerca di attaccare in velocità il Gaeta che però pasticcia con Amato
che commette anch'esso un'infrazione di passi. Questa è la differenza che c'è tra velocità e fretta. Questa purtroppo spesso e volentieri, quando la velocità è troppo elevata, si rischia di scadere nella fretta. E la fretta, come si sa, è cattiva consigliera. L'errore dietro l'angolo, questa volta tocca ad Amato. Come sei saggio. 9-9 il risultato. Tante candeline dalla mia parte. Assolutamente sì. Il tiro di Travar che va a realizzare dai 9 metri, bravissimo a staccare e a superare Scavone Lombardi, gran controllo della fase di palleggio per il giocatore italo-argentina. Questa è un'arma in più per Gaeta, questa rimessa veloce che viene sempre portata avanti da Lombardi, che ha doti di palleggio eccellenti. Sì, è un'arma che può sfruttare, ha sfruttato tantissime volte per ampie parti delle partite fin qui giocate dal Gaeta. De Santis lo sa e richiama i suoi ad un recupero difensivo più che rapido. Music, la palla per Antonio che è rientrato dopo l'infortunio, come anche Travar. Entrambi hanno ripreso parte alla contesa. Il tiro di Amato che termina però alto rispetto alla porta difesa da Soliani. Come difende alto il Fondi? Praticamente i suoi centrali difensivi, i tre difensori sono quasi fuori dalla linea dei 9 metri. Il mister Bonelli è costretto a giocare in doppio pivot per riportarli sulla linea dei 6 metri. Geneticamente predisposti a questa difesa aggressiva, sia i Balli, sia Rosso, sia anche Travar. E seguiamo l'attacco. Travar. Rosso che prova in scavalcamento e poi aveva cercato con un passaggio difficile dall'aglio, c'è stata la chiusura però azzeccata da parte di Marino. 9 metri con dall'aglio che può gestire questo pallone. 10-9 il punteggio in favore del Fondi sul Gaeta. Travar, ecco il pallone per dall'aglio che però manca completamente la presa, cambio di possesso. Antonio che va a portare avanti questa azione in velocità, la finta di passaggio, e questa invece è la velocità con intelligenza. Bravo Antonio, finta di passaggio e poi va dentro e realizza. Sì, bravissimo, non è stato eccessivamente veloce, ma questo gli ha permesso di ragionare. Finta di passaggio, va dritto con un treno, riesce a staccare, per la verità neanche tantissimo, ma in velocità. Questo tiro è veramente complicato da parare e infatti Soliani nulla può. E palla riconquistata dal Gaeta, può andarsene Di Giulio che va in palleggio. Di Giulio sulla linea per Antonio che frana a terra, fermato da Vallaglio. C'è un fallo con Antonio che sorride in maniera sarcastica, voleva probabilmente qualcosa di più di un 9 metri. Il Gaeta mantiene comunque il possesso della sfera e Antonio deve lasciare il campo. È entrato Cascone in posizione di ala destra con Di Giulio che ora passa ad attaccare da terzino. Amato, Di Giulio, l'incrocio con Cascone che poi si posiziona come doppio pivot. Amato ancora, le finte di Amato. Amato, c'è l'anticipo della difesa di Fondi e mancano 45 secondi alla fine del primo tempo, con la panchina di casa che dice ai giocatori in campo di lanciare un'occhiata al cronometro, perché questo potrebbe essere un attacco importante, forse l'ultimo del primo tempo, ma è arrivato il time out perché vuole organizzarlo nel migliore dei modi Giacinto De Santis, il tecnico della Banca Popolare di Fondi. Ascoltiamo le parole del tecnico di Fondi. Andrei qui, si inserisce, diventa Italia destra, con flag, attacca, cioè, io sono ok. 12 con inserimento centrale.
su quella lavagnetta, una cosa l'abbiamo capita: cercherà di penetrare per vie centrali, le ali basse, probabilmente vorrà attaccare nella zona di terzino sinistro portando a tiro Travar e giocarsi l'uno contro uno, probabilmente sul cascone. Vedremo cosa, se la nostra intuizione è stata corretta. Leal rosso con i secondi che scorrono via. Intanto Leal, Travar, le sue finte, la palla ancora per il brasiliano. Leal, la finta, poi arriva sulla linea dei 6 metri, prova a concludere. C'è stato un fallo nuovamente ai suoi danni, 10 secondi, ma il Fondi vuole ovviamente l'ultimo tiro. Vediamo chi sarà a prenderselo. Se lo prende Rosso con un sottomano che termina al lato e non c'è più spazio per ulteriori giocate. Perfetto equilibrio Pierluigi, 10-10, giusto per quanto abbiamo visto in questi primi 30 minuti. Che bella partita. Che partita, che partita. Due squadre che hanno una voglia di vincere incredibile. Questo è il derby, lo sapevamo, questo equilibrio è la degna conclusione del primo tempo per quanto visto quest'oggi in campo. Emozioni tutte da vivere dunque qui su Sport Italia con il secondo tempo da seguire in diretta dopo la parità 10-10 al termine dei primi 30 minuti. Noi ci fermiamo, linea regia Milano, e poi torniamo in diretta dal Palasport di Fondi per il secondo tempo del derby laziale tra Fondi e Gaeta tra poco. In campo Fondi e Gaeta, 10-10 al termine del primo tempo, nuovamente in diretta dal Palasport di Fondi, secondo tempo del derby valevole per la sesta giornata del campionato di Serie 1 maschile di pallamano. È il match of the week e fino ad ora si è rivelato tale per quanto visto nel corso della prima mezz'ora di partita, nel corso del primo tempo. Equilibrio assoluto, parità, perfetta parità, e ora tutti da vivere questi secondi 30 minuti. Sì Matteo, è proprio così, due squadre che vogliono assolutamente portare a casa questi punti importantissimi per le loro rispettive classifiche. Nessuno vuole rimanere invischiato nella parte bassa della classifica. Vediamo quello che succederà per i secondi 30 minuti. Amato, la palla per Music, poi c'è stato un taglio, Amato, un incrocio. Music, Amato, ancora Music, c'è stato un cambio di posizione, Amato, le finte di Di Giulio, Music, il tiro e arriva alla rete di Music dai 9 metri che stacca dalla linea, rivediamo nel rallenti e batte sul tempo Soliani per l'11-10 in favore di Gaeta. Rosso ora su questo giro di palla, Leal, Travar, Rosso, primo minuto e 13 senza grande velocità, entrambe le squadre stanno preferendo studiarsi da una parte e dall'altra. Rosso, una serie di finte, c'è un fallo. Leal vuole il pallone, lo chiama, va lui a organizzare i ritmi, va in palleggio Leal, la finta, poi Rosso, lo scarico per Conte, c'è stato un taglio, Leal, si è alzata la segnalazione del passivo, il gran muro di Music, pallone ancora recuperato però da Travar, sempre sotto passivo il Fondi, arriva il tiro e va a realizzare Travar per l'11-11. Ci riprova Travar, il primo tiro è stato murato da Mugiz e invece il secondo si avvicina ancora di più sulla linea dei 6 metri e scaglia tutta la sua frustrazione per il, probabilmente per il tiro sbagliato in precedenza. Nulla può, Scavone. Mugiz per l'attacco di Gaeta, Marino che si fa vedere come pivot, ha giocato d'appoggio. Mugiz, l'incrocio, attenzione a questa palla manovrata dalla Monica, si fa sentire la difesa efficace di Rosso, ma anche piuttosto rocciosa come difesa quella del Fondi in questo caso, infatti ne paga le conseguenze Andrea Tiballi. Due minuti e superiorità numerica per Gaeta. Scomposta l'entrata in, insieme a quella di Rosso, l'arbitro punisce i balli, decisamente, hai detto bene tu, rocciosa, maschia.
una partita che si è surriscaldata anche in campo, perché gli arbitri stanno lasciando giocare, permettendo così il contatto fisico. Vediamo come ci sia questo attacco da parte di Amato, che va dentro il tiro, e c'è la parata di Soliani. Queste sono parate importanti, una parata sono dai 6 metri, parate importantissime, perché la squadra è in difficoltà, in inferiorità numerica. Dicevo, vediamo come riusciranno a sfruttare la superiorità numerica da parte del Gaeta, che purtroppo si vede negare la gioia del gol da un Soliani che fa tutto da solo. E adesso il mister De Santis sfrutta l'extra player in fase d'attacco. Extra player per il Fondi, che preferisce attaccare perciò con la sua porta sguarnita, ma per sfruttare la parità numerica nella fase d'attacco. Al tentativo di Leal, e arriva il gol del brasiliano, primo gol della sua partita, per il 12-11 al terzo minuto del secondo tempo. Riesce a indovinare una traiettoria tra le gambe. Tanto ancora Soliani. Sì, ancora Soliani riesce a deviare con la complicità del palo, della schiena, della traversa e della mano questo tiro, che comunque non varca la linea di porta. Soliani più deabbendata. Esatto, più deabbendata che Soliani. Leal. Rosso per l'attacco di Fondi, che è avanti, è in vantaggio, 12-11. Rosso cambia improvvisamente ritmo, aveva forse lo spazio per andare dentro, non se n'è curato e ha preferito andare su Conte. Leal per dare respiro alla manovra d'attacco del Fondi, ci pensa Antonio però con una buona difesa a fermare l'avversario. Sceglie bene il tempo Filippovic, Travar salta ma lui riesce a intervenire. Rosso, fasi concitate, perde palla. E ha riconquistato palla la formazione. E adesso Conte. Del Gaeta, sì, due minuti per Conte, che lascia il campo. Ancora una inferiorità numerica per il Fondi. Stavolta Conte ha peccato di ingenuità, perché poteva forse evitare quel tipo di fallo nella fase di rientro. Invece ha atterrato in maniera anche un po' goffa Lombardi, che se n'era andato. Lombardi che stava sfruttando la sua proverbiale velocità. Il Gaeta ha un altro passaggio della partita importante, un'altra situazione di superiorità numerica. Vedremo se saprà sfruttarla meglio rispetto a quanto fatto in precedenza. Eh sì, vediamo, adesso vedremo se riuscirà a concretizzare questa superiorità numerica. Ancora una volta palla persa per il Fondi, recupera Lombardi che si invola ed è stato fermato irregolarmente da Conte, che guadagna due minuti di sospensione. Mucic che ha cercato il passaggio direttamente per Ponticella, ma anche in questo frangente Gaeta ha sfruttato in maniera tutt'altro che efficace la superiorità numerica. Ha gettato via il pallone Mucic. Assolutamente, la fretta è cattiva consigliera anche in questo caso. Passaggio velleitario che facilita l'intervento della tifosa della difesa del Fondi. Non è così che si attacca la superiorità numerica. Tutt'altro. Rosso, il tiro di Leal che incrocia splendidamente, si è svegliato Leal, e questa è una variabile che può pesare nel proseguo della partita. Si sta prendendo la squadra sulle spalle, si sta sbloccando anche in fase d'attacco. Prima l'abbiamo visto sbagliare tanto nel primo tempo, non lui che ha tanti gol nelle mani e soprattutto fa pochi errori al tiro. Lo riconosciamo adesso nel secondo tempo, 2 su 2 per lui. La palla per Ponticella che va a realizzare gol del 13-12. Abbiamo rivisto nel rallenti. Anche in questo caso il mister Onelli sfrutta gli spazi che si creano sulla linea dei 6 metri con l'utilizzo di ali e pivot, in questo caso di Ponticella pivot, perché i difensori del Fondi tendono tanto ad uscire per partecipare all'azione difensiva con grande aggressività. Palla persa ancora dal Fondi, e il Gaeta adesso può provare ad impattare, ma c'è il cambio di possesso per uno sfondamento ravvisato dalla coppia arbitrale nel tentativo di accelerazione nella seconda fase cercata dal Gaeta, e Fondi ha nuovamente la possibilità di attaccare. Amato in questo frangente porta la spalla sinistra avanti, rosso di esperienza, mette il suo corpo immobile davanti a quello di Amato in movimento, che non può far altro
che franare addosso a Rosso, che guadagna un fallo per la sua squadra. Rosso ha in mano il pallone. Soliani. Leal, va lui ad organizzare la fase d'attacco. Rosso, Leal, Travar, ancora Leal, il tiro di Leal, c'è la parata di Scavone che in qualche modo riesce a tenere il pallone lontano dalla linea di porta. La dea bendata questa volta aiuta anche Scavone, ha rischiato di, per un rimpallo, di mettersi, buttarsi la palla dentro. Ottava parata per Scavone contro la settima per Soliani, quasi equità. 13-12 il risultato. Music, c'è il taglio di Di Giulio che voleva il pallone, effettivamente era tutto solo. Amato, il suo tiro termina al lato. E attenzione al lancio di Soliani per Nardin che è tutto solo. Nardin, grandissimo intervento di Scavone, questa è una parata pazzesca. E si vede subito questa ripartenza di Lombardi, mentre abbiamo rivisto il replay. E le sue lunghe leve, Scavone da una parte e Marino dall'altra, fanno gioire mister Onelli in panchina e tutti i tifosi gaetani. Leal, pallone per Rosso, Nardin che è risalito alla posizione di ala. Rosso, Leal, la palla nuovamente per Rosso, il tiro va a bucare le mani di Scavone che non ha visto partire il pallone ed è stato ingannato, poi non ha avuto la prontezza nel reagire. 14-13 in favore di Fondi. Rosso si nasconde dietro Amato e scaglia questo tiro all'improvviso. Scavone lo vede partire all'ultimo momento, non riesce ad intervenire. Questa sera Amato manca al referto, ancora in fase offensiva il Gaeta ha bisogno dei suoi gol, sempre puntuale fino ad oggi, ma i suoi compagni stanno in qualche modo, non stanno facendo sentire la mancanza dei gol di Amato. Amato, proprio lui. Mužić, ancora Amato, il tiro, l'avevi detto, eccolo. Probabilmente mi ha sentito, non vedeva l'ora di smentire quello che aveva appena detto. Si muove lo score per lui e sul rovesciamento Travar. E Travar risponde così direttamente dalla rimessa in gioco del pallone dal centro del campo, stacca dai 9 metri. E attenzione a Di Giulio che si incunea nello spazio. 15-15, botta e risposta da una parte e dall'altra. Tutta la sua aggressività, bellissimo gol di Di Giulio che passa in mezzo a tre giocatori avversari, salta e trafigge un incolpevole Giuliano. Rosso, Leal, ancora Rosso che si posiziona sulla linea, il tiro, l'ultimo tocco è del muro e poi ci pensa Scavone a parare, vuole accelerare Lombardi. Amato che alza la testa, osserva il movimento dei compagni, la palla poi per Ponticella, fallo in attacco, passi fischiati a Ponticella che ci ha messo un attimo di troppo nel frenare mentre stiamo rivedendo la palla parata. Bellissimo il tiro, Filippovic devia e Scavone questa volta riesce a non farsi ingannare, con la complicità di Filippovic riescono entrambi a negare la gioia del gol ad un Travar che sta tenendo a galla i suoi in attacco e si sta comportando in maniera egregia, tecnicamente pulitissimo, un giocatore che ha una tecnica di tiro straordinaria. Rosso, Leal che trova conto sulla linea, fallo ai 9 metri. Filippovic oggi il valore aggiunto per la sua difesa, grande mobilità per lui, aggressivissimo. Guardiamo anche la sua posizione, basso sulle gambe, così che si dovrebbe stare sempre in difesa. Conte. Il pallone per Rosso che accenna ad una finta, prova a disorientare Antonio, lo tiene però Marino che recupera. Il
Leal, segnalazione di passivo su questo attacco, la palla per Travar, gli scivola via dalle mani il pallone, Di Giulio può andarsene in solitaria, Di Giulio lo bracca Nardin, Di Giulio arriva lui sulla linea, il costo costa che termina però con una conclusione e la fortuna aiuta ancora una volta Soliani sul rovesciamento, Nardin è velocissimo e va a realizzare per il 16-15, due cost to cost, uno sfortunato, quello di Di Giulio, l'altro vincente, quello di Nardin. Mamma mia, scintille su quella corsia, Di Giulio da un lato, Nardin dall'altro, sfortunato Di Giulio in questo caso che con tutta la sua caparbietà alle soglie quasi dell'egoismo, ma così testa bassa è andato dritto, aveva visto la possibilità di trafiggere Soliani, sfortunato, impatta sul palo, sulla schiena di Soliani che devia la palla esternamente, storia diversa per Nardin. Amato, Lombardi, c'è stato un fallo proprio su Lombardi, Amato, cambio di direzione, poi Music per Di Giulio, il tiro da posizione complicatissima stavolta, questa conclusione lasciata partire da Di Giulio, difficile anche per un giocatore ingiornato lui questa sera riuscire a realizzare da quella posizione e con quell'angolo. Se avesse fatto gol sarebbe stato un euro gol, però oggettivamente era, l'angolo era veramente stretto, non ha avuto tanta velocità, grosso ritmo al tiro, Soliani ha messo tutta la sua stazza, tutta la sua posizione per negare la gioia del gol a Di Giulio. Gioco fermo con il cronometro che dice 42 minuti al Palasport di Fondi, 16 per la Banca Popolare di Fondi, padrona di casa, 15 per il Gaeta, nella bolgia delle due tifoserie contrapposte, l'una a gremire una tribuna, l'altra a colorare la tribuna opposta. E si riparte. Rosso, Leal, la palla per Travar che va dentro, la conclusione tra le gambe, va a realizzare Travar per il 17-15. Ora Fondi prova ad accelerare, rivediamo nel replay la Travar conclusione. Che preferisce la precisione e la potenza e riesce a schiacciare questa palla tra le gambe di Scavone. Abbiamo visto che adesso ha cambiato sia angolo di tiro che tecnica di tiro, perché tiro più lento che rimbalza a terra tra le gambe di Scavone, riesce a trovare un pertugio difficilissimo tra l'altro, ma gol di straordinaria fattura. Di Giulio, taglio dall'ala, passa dietro la difesa che non si accorge del suo inserimento, servito prontamente e accorcia le distanze. 17-16, il risultato, stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora di partita. In quei casi la difesa deve chiamare il taglio, ma con questa bolgia è praticamente impossibile sentirlo. Leal, Rosso, Travarra, le finte di Rosso che subisce fallo. 9 metri, ha rimesso in gioco i balli, che viene schierato come pivot. Nardin, il tiro cercato, c'è cioè la parata di Scavone, il rimpallo però passa in mezzo a tutta la difesa di Gaeta e torna nelle mani dei giocatori del Fondi. Scavone che è stato colpito probabilmente al volto da quel sì, pallone. Probabilmente al volto, no, sicuramente al volto. Si scusa Travar. Sono inconvenienti del mestiere, il rischio per un portiere di prendere una pallonata in faccia è altissima. Che tu conosci bene peraltro. Sì. Purtroppo conosco bene. È la dura vita del portiere di pallamano. Eh sì, ma qualcuno deve pur farlo, quindi. Travar, il taglio di Leal come doppio pivot, Rosso, Conte, poi Rosso che risale centralmente, sempre come doppio pivot Fondi, Rosso prova a sfruttare lo spazio creato da Leal e lo fa nel migliore dei modi andando a segnare, rallentì per il gol di Rosso. Toccano Rosso, non riescono a fermarlo, ricade, aveva ancora passi a disposizione e appoggia senza sfruttare assolutamente la potenza ma solo di precisione questo tiro sul secondo palo dove Scavone non può arrivare. Amato, Ponticella, ora Miceli, nuovamente Amato,
le sue finte. Amato per Micelli, che però viene braccato dalla difesa, non ha modo di liberare il tiro e poi commette un'infrazione di passi. C'è un cambio di possesso, Rettore fa ripartire subito l'azione, Rosso, 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 e la parata ancora di uno Scavone stratosferico. Questa volta non ci mette la faccia, ma la sua lunghissima mano riesce a deviare la riesce a deviare con una splendidissima parata. Gamba che spinge opposta, si allunga sul palo lungo e copre tutto lo spazio della porta a un rosso, negandogli la gioia del gol. 18-16 il risultato, attacca il Gaeta che è sotto di due reti. Micelli stacca lui, aveva superato il portiere, poi il tiro da parte di Di Giulio, molto bravo a battere Soliani su una ribattuta non semplice, ha tirato con un angolo abbastanza stretto, ma è stato intelligente perché ha intuito il movimento del portiere, ha capito che Soliani si sarebbe abbassato, l'ha messa alta sotto l'incrocio dei pali. Sì, sì, assolutamente, anche perché Soliani era in movimento, quindi ha affrettato, ha accelerato l'esecuzione del tiro per riuscire a travirgerlo sopra la testa. Questa volta Soliani non è stato aiutato a sufficienza dalla dea bendata che in precedenza gli aveva dato una grossa mano. Leal Travarra, attenzione al rosso che va dentro e la mette sul palo lungo, non concentratissima, non efficace la difesa di Gaeta che lascia spazio al rosso, gli lascia modo soprattutto di arrivare a tirare dai 6 metri, di mirare, prendere controtempo Scavone. Non ha paura Rosso di incunearsi tra le maglie della difesa avversaria, arrivano spinte, arrivano strattonate, ma lui comunque sfida questi colpi e deposita la palla in porta. Caparbio, Micelli, Music, il tiro ed è arrivata la rete del Gaeta, il gol che rivediamo da parte di Music che la mette sul palo lontano, non trattiene. E poi c'è stata la buona fase di rientro della difesa del Gaeta sui balli, che era lanciato in porta sulla rimessa veloce, è stato fermato al momento del tiro. 19-18, attacca la Banca Popolare di Fondi che è avanti sul più uno, siamo al 47esimo minuto di gioco. Leal, Rosso, il tiro cercato da Travar, murato Di Giulio, fa sola ribattuta, la palla gestita ancora dalla M Foods Carburex Gaeta, Music, Lombardi. E questa sera riscopre il Gaeta che intanto chiama time out, riscopre un Filipovic, difensore straordinario, secondo portiere in campo, perché è il terzo tiro che viene stoppato dalle sue braccia, riesce a facilitare. Ascoltiamo il time out, ascoltiamo Renni. Schema perché vuole sfruttare l'uno contro uno ai danni di De Torre, probabilmente non lo reputa particolarmente rapido sulle gambe e vuole portare il suo attaccante a giocare l'uno contro uno sul secondo difensore, in questo caso De Torre. Vedremo se le indicazioni di coach Salvatore Onelli avranno sortito gli effetti sperati. Attacca il suo Gaeta che è sotto comunque solamente di una rete. Amato, Music con due pivot, rientra Lombardi che era lanciato per andare a concludere. Amato, attenzione allo scarico proprio per Lombardi che si butta nello spazio e va a conquistarsi questo tiro dai 7 metri. Esattamente quello voleva. Probabilmente ha visto nel flottaggio precedente maggior spazio nei dintorni della posizione occupata da De Torre, è proprio lì che riesce a guadagnarsi il tiro dai 7 metri. Di Giulio dalla linea contro Soliani,
la finta di Giulio che va alla conclusione, realizza, la mette sopra la testa di Soliani per il 19-19. Freddissimo, aspetta che Soliani si abbassa e poi tiro teso, forte, sopra, a fianco alla testa di Soliani. Gol importantissimo, nuovo pareggio. Leal, Rosso, Leal ancora, è stato un fallo. Facciamo fatica a sentire anche il fischio arbitrale. Travar, Leal, il pallone per Travar, Rosso che va in palleggio, lo scarico, poi la palla ancora per Rosso, Travar, dentro la palla per Rosso che schiaccia, si è ritrovato il pallone nelle mani in prossimità però della linea dei 6 metri e non è riuscito a coordinarsi, ha schiacciato eccessivamente. Tiro praticamente al volo, in velocità non riesce a saltare e quindi è costretto ad accelerare l'esecuzione del tiro perché altrimenti avrebbe fatto fallo di invasione e quindi non riesce ad essere preciso, non riesce a piazzare la palla dove voleva. Non so se è con la complicità di Scavone, comunque il tiro si infrange a terra e supera la traversa della porta difesa da Scavone. Cambio di possesso perché Cascone ha pasticciato con il pallone commettendo una doppia e il Gaeta spreca malamente. 19-19, arriviamo agli ultimi 10 minuti, anche meno, 9:50, in perfetta parità ancora. Questi errori pesano durante tutto l'arco della partita, ma gli ultimi 10 minuti fanno male maggiormente. Il tiro di Henry Tiballi, lapsus. Soprattutto se poi la squadra avversaria ne approfitta. Tiballi prende posizione, viene servito ottimamente, si gira tutto il tempo per guardare il movimento di Cascone, di Scavone, e riesce a travigerlo sul suo lato sinistro. Lombardi, il gol era stato di Henry Tiballi, lo ripetiamo, e proprio lui era andato a riconquistare il pallone, palla che gli è carambolata sui piedi, sfortunato stavolta Tiballi. Il tiro e la parata di Soliani, la conclusione era stata cercata da Ponticello, la posizione di ala sinistra, il suo tiro è stato parato, ben parato. Però quanta fretta, soprattutto in questa fase del match, tiri costruiti senza ritmo, senza circolazione di palla, solo sulle intuizioni dei singoli, però in una fase del genere, da un'angolazione del genere, è veramente difficile far gol. Il palleggio di Leal, la sua finta, è fallo in attacco, fischiato a Tiballi, il lancio ora di Antonio che pesca Amato in mezzo a una selva di mare, il tiro di Amato sul palo lungo, rete per la nuova ulteriore persistente parità, 20-20, e Nardin si fa parare da Scavone la conclusione. Gaeta ora vuole, con l'imposizione della panchina, abbassare i ritmi e ragionare, questa è la palla del possibile vantaggio. Mamma mia che fasi concitate del match. Bellissimo il gol di Amato che sfrutta la traiettoria di quella palla, tiro morbido, virgola, chiamatela come volete, virgola, girella, ma sicuramente un tiro straordinario, morbido, che supera Soliani. E dall'altra parte Nardin si fa parare, si fa ipnotizzare dall'ennesimo intervento di uno Scavone tornato sugli scudi. C'è stato un fallo ai danni di Amato. Gioco fermo per andare ad asciugare il campo, 20-20 al 52esimo minuto, 52-19 per l'esattezza sul cronometro. E si riprende a giocare Mujic, Amato. La finta di Amato che prova a servire
Lombardi, palla che sguscia via però dalle mani dell'Italo argentino, cambio di possesso, ha riconquistato palla il troppo sotto la difesa. Lombardi prende questa palla un po' troppo sotto la difesa, infastidito dalla presenza del difensore, non riesce a controllare la traiettoria di quel pallone passato da Amato. Rosso Leal per il possesso del fondo, il movimento centrale di Nardin che riceve palla, va in palleggio, prova l'azione personale Nardin che poi cede la palla a Rosso, Leal ancora a Rosso per alzare i ritmi di questa fase d'attacco, di questa azione offensiva del fondo. C'è un fallo e c'è un due minuti per Cascone, superiorità numerica per la Banca Popolare di Fondi. E gioco che viene fermato per ammonire Giacinto De Santis sulla panchina del Fondi. Ammonizione per il tecnico della formazione di casa, che potrà comunque beneficiare del giocatore in più della superiorità numerica al 53esimo minuto di gioco. Quanto ha fatto male questo inserimento di Giovanni Rosso. Palla in attacco, tutta la possibilità di gestire questa manovra offensiva e di farlo in superiorità numerica. È a 7 minuti dalla fine, anzi da 6 minuti e 50 secondi dalla fine, è veramente, veramente un lusso. 9 metri con i balli, con il pallone nelle mani, a ridare in là all'azione d'attacco del Fondi. Rosso, Leal, Travar va in elevazione, Rosso che fa tutto da solo e ha ragione lui, per il 21-20 il Fondi sfrutta il giocatore in più e a minuto 53 e mezzo va a segnare il più uno. Giovanni Rosso mette tutta la sua potenza, la sua prepotenza, nonostante il contatto con Lombardi non si fa intimorire, non si fa scomporre, non perde l'equilibrio e batte uno scavone fino a qui praticamente impeccabile, ma nulla può su questo tiro di Rosso. Amato in palleggio, Lombardi, Amato cambia di posizione con Music, poi nuovamente Lombardi, Amato ancora, le finte di Amato, segnalazione di passivo, il Gaeta in inferiorità numerica, attacca con Amato, cambio di possesso, fischiato il passivo, è arrivata la segnalazione della coppia arbitrale, il Gaeta non è riuscito a concludere. Questa volta non ha sfruttato l'extra player, il mister Ronelli, non trovano quegli automatismi giusti per la circolazione di palla, la palla non viaggia come dovrebbe, facilitando l'intervento della squadra di Fondi, della squadra di casa. C'è il time out chiamato da Giacinto De Santis sulla panchina del Fondi, ascoltiamolo. Se vuoi lo faccio io che ce l'ho. No, non lo faccio. Ok? Perché io volevo provare Bimbo Fake, Bimbo qua, perché stiamo approfittando questa prima sera. Va bene. Proviamo Bimbo Fake, occhio a tagli, vai. Ok? Occhio a tagli. Bene, bene, bene. No, qua, sinistra. Ok, qua, qua, uno, due, tre, poi difesa, poi difesa. Ok, attacchiamo su Amato, che si fa là. No, è panchina, non più. Sì, stanno la scusa. Dai, casi concitate anche durante il time out di mister De Santis sulla panchina del Fondi. Il diktat è attacco lungo, attacco manovrato, attacco ragionato, non bisogna perdere la palla, hanno tutto il tempo, hanno la superiorità numerica per poter creare, costruire un tiro facile. 5 minuti e mezzo possono sembrare pochi, invece nella pallamano sono un'eternità. 21-20, può succedere ancora di tutto. Time out chiamato dalla formazione del Fondi che attacca ora in superiorità numerica. La palla sulla linea, arriva il tiro e il gol realizza Andre Tiballi per il 22-20. La pazienza richiesta da Giacinto De Santis è stata trovata, è stata soprattutto valorizzata con il gol di Balli. Trova spazio tra Music e Filippovic, probabilmente potevano stringere un po' di più, però in 5 chiaramente qualcosa bisogna lasciare. Ci ne approfitta i Balli.
Fondi avanti di due. Ci ha provato Lombardi ora ad andare dentro, c'è stato un due minuti per De Torre, che ancora una volta ha sofferto Lombardi, era già successo in precedenza, questa volta ne è uscito nel peggiore dei modi perché lascia la squadra con un giocatore in meno. Pareggia i conti in campo, sono 5 contro 5, parità numerica. Continua il mister Onelli ad attaccare su De Torre, questa volta ha avuto ragione lui, non ha trovato la via del gol ma ha trovato i due minuti, quindi ampi spazi anche per lui. Mucic è entrato come doppio pivot Ponticella. Mucic è tutto solo, Marino che non sbaglia dalla sua posizione per il 22-21, accorcia Gaeta, replay per la rete realizzata. Rosso fa la scelta di uscire sul tiratore di Mucic, lascia da solo il pivot, Mucic salta e serve Ponticella. C'è stato il cambio, è entrato Dall'Aglio nella formazione del Fondi, che si rivede ora in posizione di ala destra ma con licenza di andare a tagliare come doppio pivot con ogni probabilità. Passa a giocare da centrale Nardin, che riceve il pallone, l'incrocio con Rosso, il pallone ora per Leale, eccolo il taglio di Dall'Aglio che non viene servito dai compagni, c'era stato un attimo in cui era completamente solo Leale, la magia di Alves, Leale dai 9 metri per il 23-21 a 4 minuti dalla fine della partita. Che traiettoria, tiro bellissimo sotto al 7, incrocia il tiro nonostante fosse sotto contatto, tiro veramente da cineteca. Mucic che va in palleggio, larga la palla per Di Giulio che perde forse l'attimo per prendersi il tiro, è riuscito a coordinarsi, è stato sfortunato perché il pallone è terminato sul palo. Nella sfortuna Gaeta comunque mantiene il possesso del pallone perché Lombardi ce l'ha nelle mani. Time out da parte di Salvatore Onelli, che vede in questo attacco, in questo momento della partita sotto di due, una fase importante, una fase fondamentale, e allora vuole parlarci su. Ascoltiamo le parole del tecnico del Gaeta. Facciamo i tempi adesso, ok, subito attacco, giù l'attacco, blocco qua, andiamo dentro qua, sbagliamo, c'è poco spazio, there is little space, via, ok, ehi, andiamo a difendere adesso, difesa, molto aggressiva difesa, adesso, okay. 5-1 difesa, 5-1, rimaniamo avanti, ok, forza, due gol da recuperare, Pierluigi, 3.5 alla fine, questo attacco è fondamentale per il Gaeta. Sì, il Gaeta deve attaccare gli spazi, deve sfruttarli, deve sfruttare questa superiorità numerica, in questo momento sono 6 contro 5, quindi devono stringere ulteriormente le maglie difensive per costruire un tiro facile, non si può permettere errori. Può permettersi errori, non può permettere alla squadra avversaria soprattutto di provare ad accelerare ulteriormente. Il tiro di Di Giulio, e c'è stata l'invasione fischiata a Riccardo Di Giulio, annullata la rete al momento del tiro a Di Giulio. Non cambia il punteggio, 23-21 il risultato in favore della formazione del Fondi, con questo gol annullato a Riccardo Di Giulio, un'invasione ravvisata dalla coppia arbitrale. 3 minuti, anche meno alla fine, questo attacco del Fondi che può significare tantissimo per la squadra di casa che è già avanti sul più 2. Nardin, molto mobile la difesa di Gaeta, la palla sulla linea, l'ha riconquistata però il Gaeta, attenzione a Lombardi che vuole accelerare, va in palleggio Lombardi, osserva il movimento dei compagni e trova in Amato una mano sicura, poi ancora Lombardi, Mucic stacca lui dalla linea dei 9 metri, Amato, ancora Mucic, bisogna andare a sinistra, non c'è spazio, allora Amato, il tiro di Amato, affrettata questa conclusione. Affrettata perché non c'era ritmo, c'era circolazione ma i giocatori non erano lanciati, praticamente Amato ha tirato da fermo. La palla non è circolato come avrebbe dovuto e purtroppo quando accade questo il tiro è debole, prevedibile e spesso non preciso come in questo caso. 2 minuti da giocare, attacca Fondi che è avanti sul 23-21. Dall'Aglio prova lui a ritagliarsi lo spazio per il tiro, 9 metri, viene invitato a rialzarsi Andrea Dall'Aglio e ovviamente si prende qualche secondo in più del dovuto per far ripartire l'azione
il Fondice, il time out lo spende qui, il suo secondo time out. Giacinto De Santis sulla panchina della formazione fondana, andiamo ad ascoltarlo. Allora distintamente allarghiamo la difesa, per fare questo bisogna far circolare la palla da ala ad ala, muovere i difensori per poi trovare eventualmente spazio verso il centro, perché è lì che sono appostati i suoi migliori giocatori, le sue bocche da fuoco, i suoi terzini. Probabilmente questa, anzi sicuramente questa, la soluzione scelta da mister De Santis. I balli, la palla per Rosso, è un attacco fondamentale questo per il Fondi, fallo su Rosso, ci sarà una sospensione temporanea, un po' di nervosismo in campo adesso, vediamo cosa sta per accadere con Antonio che viene trattenuto dai compagni, momento di nervosismo. Ristabilita la calma, Antonio voleva probabilmente solo scusarsi per il fallo, viene però sanzionato con una squalifica, cartellino rosso, deve lasciare il campo Filipovic Antonio e il Gaeta dovrà terminare la partita chiaramente in inferiorità numerica perché dovrà farlo con un giocatore in meno. Momento di nervosismo con Antonio che viene accompagnato naturalmente fuori dal campo, cartellino rosso, lo ripetiamo per lui per questo fallo in questa ultima azione, un'azione nella quale il Fondi è ancora avanti sul più 2, sul 23-21 e adesso con la possibilità di attaccare in superiorità numerica potrà provare ancora ad allungare per un più 3 che in quel caso sarebbe decisivo sull'esito della partita. Eh sì, adesso il Fondi ha tutto il vantaggio di congelare e di gestire questa azione d'attacco, di manovrare con tutta calma e sfruttare questa superiorità numerica. Rosso prima voleva servire la specialità della casa in penetrazione ma ha trovato il braccio teso di Antonio. Seguiamo l'attacco, Leal, pallone in mano a Rosso, ancora Leal, Travar, Leal come doppio pivot, Rosso, il pallone manovrato da Travar che arriva e va a segnare dai 9 metri, è arrivata la conclusione di Travar per il 24-21 che con un minuto da giocare di fatto permette al Fondi di mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale. Il Gaeta prova a reagire adesso con foga in velocità, Cascone viene fermato da Leal, vanno via i secondi, ne mancano ormai 45 alla fine, troppo pochi per il Gaeta per sperare in una rimonta e infatti arriva anche la parata di Soliani, 24-21 e questi secondi conclusivi saranno festa allo stato puro per i tifosi di casa. Questi sono i secondi della passerella della squadra di casa. Travar aveva messo il piede dentro gli 8 metri e ha scagliato un autentico siluro che Scavone ha potuto solamente raccogliere da dentro la porta. Attacco per il Fondi con Pola che aveva cercato la conclusione sul primo palo, ha parato Scavone, il Fondi attacca ancora con la difesa molto alta, vogliono chiaramente concentrazione dalla panchina del Fondi ma è più facile far festa perché arriva la vittoria, seconda vittoria stagionale per la Banca Popolare di Fondi che batte l'M Foods Carburex Gaeta con il punteggio di 24-21, una bella partita decisa nella fase finale di fatto perché lo ricordiamo eravamo sul 20-20 e poi è arrivata la vittoria sul 24-21, festa per il Fondi che c'entra il secondo successo stagionale, ma lo dicevamo in apertura Pierluigi, sono due punti in una stagione lunghissima ma due punti nel derby non sono mai due punti normali. Festeggiare una vittoria del genere tra le mura amiche
da morale. Il Fondi ha avuto 2 settimane per preparare questa partita, ci ha messo tutto se stesso. Il Gaeta ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, probabilmente può rammaricare, si può rammaricare della gestione di 2-3 attacchi in superiorità numerica che avrebbero potuto accorciare delle distanze e in quel caso riaprire il match. Gestite male, e invece il Fondi non sbaglia praticamente nulla, può festeggiare davanti al suo pubblico, 2 punti di straordinaria importanza. Con questa vittoria Fondi sale a quota 5 punti e aggancia il Bressanone e momentaneamente il Bressano nel cuore della classifica della Serie A1 maschile. Dal Palasport di Fondi è tutto, Pierluigi grazie. Grazie a te Matteo, ciao a tutti. E l'appuntamento è per domenica prossima ore 17.15, focus sul campionato di Serie A1 femminile. Il match tra Dossobuono e Bressanone sarà il nostro match of the week. Il campionato di A1 maschile si ferma per un appuntamento su tutti. 27 ottobre prossimo, Chioene Arena di Padova, l'Italia affronta l'Ungheria per le qualificazioni ai campionati europei del 2020. Dal Palasport di Fondi è tutto, ricordo il punteggio, Fondi batte Gaeta 24-21, buon proseguimento con i programmi di Sport Italia e buona palla a mano a tutti, alla prossima! Alla prossima!